Secondo il comando dei carabinieri che si occupa di opere d'arte, dal 1970 ad oggi sono state rubate più di 700.000 opere d'arte. È una razzia addirittura superiore a quelle della Seconda Guerra Mondiale. L'ultimo furto clamoroso in Italia è stato proprio a Verona, al Museo di Castelvecchio. Sono state rubate tele quali, non so, di Rubens, di Pisanello, di Tintoretto. E questo ha mostrato ancora una volta la fragilità della sicurezza nel nostro sistema museale. E purtroppo noi abbiamo il 70% delle opere d'arte a livello mondiale, ma spesso non riusciamo a tutelarle. Fortunatamente le opere di Castelvecchio sono state ritrovate in Ucraina e questo ha posto ancora una volta è un nuovo problema, cioè quello delle rotte, di dove vanno queste opere d'arte. Abbiamo capito che recentemente le opere trafugate in Italia non vanno più verso i ricchi mercati dell'Europa settentrionale o degli Stati Uniti, ma prendono appunto la via o dei paesi arabi o della Russia e oggi anche della Cina.